Jean, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ecco, che cosa ci puoi dire? Beh, innanzitutto diciamo che è ancora presto a New York, sono le 7:30 del mattino, quindi non abbiamo ancora tantissimi elementi per capire come Chiaro. andrà la giornata, anche se qualche segnale importante c'è. In Europa lo stiamo vedendo, le borse si sono un pochino più tranquillizzate rispetto al crash di ieri. Che cosa prevedi innanzitutto per oggi? Poi analizziamo la situazione nello specifico. Ma io direi che effettivamente oggi il grosso dato sarà sicuramente il dato sull'inflazione, questo è Sì. estremamente importante, e questo avrà visto, diciamo, come un segnale per la Fed Reserve, per quello che dovrà fare la settimana prossima. Ricordiamoci, qui siamo praticamente, ossia al campionato, ossia la Coppa dei Campioni delle banche centrali. Abbiamo questa settimana la Banca Centrale Europea e poi avremo la settimana prossima, diciamo, la Federal Reserve. Allora, io credo che effettivamente a questo punto si focalizza dal punto di vista della politica convenzionale macroeconomica o monetaria su questa riunione, chiaramente sul dato dell'inflazione, scuso, che poi potrà seguire, servire da una sorta di segnale o di indicatore per la Federal Reserve, e poi chiaramente l'andamento di questa crisi che è continua, di questa crisi che ha dei risvolti internazionali, di questa crisi che è l'intreccio di diverse crisi. Qui siamo nella crisi, nella crisi, nella crisi. Questo è praticamente, ossia, come coloro che scrivono il romanzo di quelli che scrivono il romanzo. Qui il romanzo lo stiamo scrivendo, ossia, un passo alla volta. Abbiamo visto chiaramente delle situazioni estremamente complesse, abbiamo visto molto trading che è stato, trading che è stato sospeso, il che è una cosa molto rara negli Stati Uniti. Noi ci vantiamo di avere mercati estremamente liquidi e dunque tutto un sistema che garantisce la liquidità su qualsiasi titolo in qualsiasi momento, e questo chiaramente non lo stiamo vedendo con la sospensione di questi titoli, di queste banche regionali che si sono prese delle botte veramente da crisi finanziaria. Qui stiamo vedendo, ossia, una cosa estremamente importante, che vediamo il settore finanziario di nuovo sotto i riflettori, un settore finanziario su cui non si può semplificare, e io dico settore finanziario e non banche, che qui chiaramente le ramificazioni sono molto più estese potenzialmente, perché qui il settore finanziario è molto vasto ed è articolato in diverse parti. Dunque non c'è solamente la Silicon Valley Bank o la Signature o quello che Sì. può succedere su First Republic, ma c'è tutto anche il settore chiaramente del shadow banking. Questo è molto importante anche, che sono questi datori di fondi o agenti nel settore finanziario che non sono propriamente dette banche, ma che avevano anche in carico delle grosse esposizioni. Dunque, qui è una situazione estremamente complessa, ossia noi stiamo passando da un'analisi microprudenziale del singolo istituto a un'analisi macroprudenziale di qual è il legame tra il singolo istituto e la solidità non solo del sistema finanziario USA, ma anche dell'economia USA e in senso più lato di tutto ciò che può comportare per l'estero. E qui stiamo vedendo anche una specie di dramma, di morality play, ossia di sermone, ossia di predica, che sta avendo luogo tra chi è responsabile di tutto questo macello. Ossia, ci sarà la Federal, tutti dicono: ah, ma la Federal Reserve che alza i tassi, ma la Federal Reserve dice: no, non siamo noi, siete voi che non sapete fare risk management. Dunque, vediamo qui una cosa proprio a livello, come dici, procedura penale, in cui si Chiaro. stanno assegnando il ruolo tra il pubblico ministero e gli imputati. Una situazione Chiarissimo, molto complessa. chiarissimo. E infatti, ecco, hai toccato un punto fondamentale, Jean, cioè se si tratta comunque di un caso gestito male che riguarda tra l'altro un determinato settore, che è appunto quello delle start-up, del fintech della Silicon Valley, Chiaro. o se questo caso è il primo campanello d'allarme che riguarda invece proprio la tenuta di un intero sistema a livello globale. E ti voglio far vedere questo articolo del Sole 24 Ore a firma di Vito Lopez, che parla, ecco, di un rischio a livello globale di un nuovo cigno nero. Da che parte stai, Chiaro. Jean? Ecco, dalla parte di chi tenta più di rassicurare dicendo che è un caso isolato, o invece assecondi questa tesi secondo cui c'è il rischio invece proprio di un vero effetto domino a livello globale? Ma io direi che effettivamente faremo molta attenzione qui con i cigni neri. Sì, qua ci sono i black swans sicuramente, ma la cosa più importante da vedere a questo punto è la cercare di capire è quali sono chiaramente le conseguenze per il sistema americano, se il sistema americano regge, perché il sistema americano deve reggere. Se qui ci sono delle crepe nel sistema americano, allora si salvi chi può, secondo me. È una situazione molto complessa, e poi chiaramente comincia anche lo sgretolamento di tutto questo sistema dell'erogazione del credito, del funding anche dollars per altri paesi. Ricordiamoci quali sono i prossimi
critici, quali sono i grossi problemi cui deve far fronte il sistema bancario internazionale. Uno, la possibilità che ci sia dal punto di vista classico macroeconomico una recessione, dunque un aumento dei crediti in sofferenza, per cui i clienti non pagano, non ce la fanno. Due, hanno anche in carico un altro rischio molto grosso, che è loro, molte banche straniere in particolare, hanno agito da, diciamo così, second in line, ossia sostituti o proprio, diciamo così, praticamente coadiuvato l'operazione delle banche del Ministero del Tesoro nell'acquisto di questa enorme quantità di titoli di Stato che servirono per finanziare, uno, chiaramente lo Stato durante, diciamo, la crisi finanziaria, e due, anche a livello della pandemia. Loro si trovano in carico adesso questi enormi importi di bonus che rendono assolutamente nulla. Allora, fin qui uno può dire chiaramente, ossia, this is ok, perché tanto qui la credit quality è estremamente alta e questi non falliscono, si spera chiaramente. Però il problema diventa questo: quello che sta facendo scaturire adesso questa crisi è il gran timore delle banche, che non è tanto il lento, diciamo, si ammortizzare clienti di crediti in sofferenza, non può fare più 50 anni e dunque diventa una struttura contabile, ma proprio il fatto che non c'è liquidità, i depositanti chiedono i soldi, io non li ho cash, devo vendere, devo realizzare perdite che pensavano almeno di realizzare, vado ad intaccare il capitale. Dunque qual è il vero problema qui? Il problema qui sarà effettivamente il momento del trapasso, praticamente, dire, dalla fase liquidità alla fase solvibilità. Mm-hmm. E questo è molto molto pericoloso, ed è questo quello che è successo negli Stati Uniti, probabilmente quello che potrebbe succedere, dove improvvisamente sono gli istituti che dicono: guarda, io dal punto di vista del bilancio sono ok, ma no, ma io non ti credo, perché qui tu hai una situazione di, diciamo, depositi o di una funding base che è estremamente fluida, stai perdendo cash, tu perdi cash, tu non puoi adempiere ai tuoi obblighi e tutto il resto. Perché stanno perdendo? Da dove è scaturito proprio tutto questo macello negli Stati Uniti? Qui bisogna capire una cosa estremamente importante: come funziona il sistema americano. Nel sistema americano, innanzitutto, i crediti, i depositi sopra i 250.000 non sono coperti da questa assicurazione dello Stato. Finché io ho, sì, $250,000 in banca, loro sono FDIC Insured, Federal Deposit Insurance Corporation Insured, io posso dormire tranquillo perché faccio, diciamo, affidamento al credit degli Stati Uniti d'America a quel punto. Però il problema diventa questo: cosa era il problema con queste banche? Qual è il problema di queste regional banks? Che il 95% dei depositi presso la Silicon Valley Bank non erano coperti dall'FDIC. Questo è estremamente importante. Il momento in cui si sparse la voce, per esempio, qui ci può essere difficoltà, concentration risk e così via, grosse perdite, per esempio, su questi bond portfolio, tutti tirano fuori i soldi. Hanno tirato fuori $42 miliardi su 202 miliardi in fondo di depositi nel giro di 6 ore. A quel punto la banca chiude i battenti. Cosa deve fare la banca? Perché? Cosa deve fare la banca? Per realizzare la liquidità che non ha, deve vendere questi titoli, deve realizzare la perdita, realizza la perdita, intacca il capitale, deve cercare altro. Dunque loro hanno avuto una perdita di $1.8 miliardi su una vendita di 21 miliardi di bonds, sono andati a cercare capitale per 2 miliardi e 300 milioni di dollari, non ci sono riusciti, hanno chiuso i battenti. Allora, è lì il problema. Dunque c'è questo, siamo, coacervo proprio di grane, i tassi che salgono, la diminuzione chiaramente del valore di questi assets, i sopra i 250.000, io sposto i soldi altrove per fare un'analisi stand alone del mio rischio, non posso più affidare all'FDIC e così via. Le banche nel mirino sono banche che hanno giocato molto su questa clientela molto ricca che concentrava i propri averi, per esempio, su una banca. Un altro punto vorrei fare è che queste banche non sono banche come noi le concepiamo, tipo l'Intesa o non so, la Deutsche Bank o la Citibank, ma sono degli asset manager. Questo è estremamente importante. Questo è un private wealth manager, perché prende i tuoi soldi, te imprenditore tech, poi cosa fa? Te li gestisce, in più ti fa i prezzi della società, in più ti fa l'M&A, in più ti porta a passeggio il cane. Ossia, questo è private, no, questo era così che funzionava. E dunque, chi erano coloro che controllavano le sorti? Non erano questi famosi azionisti, erano proprio i clienti, e diventava a livello operativo quello che noi si chiamerebbe in Italia una mutua operazioni.
Chiarissimo. Gian, ecco, ma a questo punto ci hai descritto perfettamente la situazione, lo scenario relativo a queste banche come SV Banche, ma ti chiedo se da questo punto di vista sarà necessario rivedere le regole che riguardano la vigilanza del sistema bancario negli Stati Uniti, regole che sono state un po' allentate durante la presidenza Trump, ma mi sembra che adesso sia una priorità, no? Tornare ad un sistema un pochino più restrittivo, come ad esempio c'è in Europa, come c'è in Italia. Assolutamente, ossia, qual è il problema effettivamente? Il problema è che qui tutti stanno dando colpa all'altro, no, eri tu, no, ero io, no, eri tu, no, eri tu, e così via. Il problema è che durante l'amministrazione Trump si decise di lanciare una controffensiva contro ciò che era una specie di controriforma, così la vorrei descrivere dal punto di vista storico, contro, chiamo, tutti gli emendamenti e tutte le leggi che furono promulgate, ossia, subito dopo, ossia nella scia della grande crisi finanziaria, che dovevano regolamentare, no, le banche e impedire che potesse succedere un altro patatrac. Allora, dissero, guardate, qui le banche minori, quelle che non sono money center, quelle che noi riteniamo siano sistemiche, noi gli concederemo così un po' di spazio, magari non dovranno attemperare a certe restrizioni. Allora, dissero, per esempio, ci fu questa questione chiaramente su come valutare, per esempio, certi titoli, se non vado errato, ci fu questo. Questa è la cosa più importante ricordarsi, come funzionano gli Stati Uniti. Ed altri sono gli sgravi. Quello successo è che questi hanno approfittato, questi non hanno più osservato le normali regolamentazioni, le normali regole dell'asset management e sono buttati e hanno fatto dei grossi errori. Allora, alcuni dicono, guardate, era colpa di Trump. Allora, quegli altri rispondono, sì, ma tutti l'hanno fatto. Per cui chiaramente non è che fosse una cosa, ossia, obbligata. Quello che è ironico in tutta questa storia, e questo è molto importante ricordarsi, è che loro hanno investito in titoli che loro pensavano fossero molto sicuri. Dunque, sì, dal punto di vista del credit erano titoli sicuri, però mai presero in considerazione avrebbero dovuto vendere a una forte perdita, e questo è importante perché c'era il rischio di loss se ci fosse stato un aumento dei tassi di interesse come c'è stato. Dunque, lì Esatto. vediamo un parallelo con quello che è successo in Inghilterra. Ricordiamoci, anche lì c'erano i famosi fondi pensione, perché c'è stato ovviamente la fine del mondo e Caporetto, perché loro non avevano fatto i conti con questo repentino rialzo dei tassi di interesse. Dunque era poor risk management dal punto di vista di interest rate risk, il rischio tasso di interesse, tu che, diciamo così, ho investito in titoli che poi la società è fallita, ho dato soldi a chi non mi ha rimborsato. No, questa per ora è la grossa differenza tra questa crisi e quella del 2008. Il 2008 era una crisi prettamente del credit concesso e diffuso tramite vari mezzi, per esempio la cartolarizzazione nel mondo a un determinato gruppo di prenditori. Qui stiamo guardando un settore forse ancora più potenzialmente pericoloso, che se si passa dal fare una valutazione bancaria sulla base, diciamo così, di quelli che sono i crismi dell'accounting dove io non devo vendere, a riclassificare la base capitale dei grossi istituti, prendendo in conto anche le perdite non realizzate su determinati titoli. Questa è una situazione molto seria qui, perché qui può veramente scoppiare. Qui c'è una crisi di liquidità, qualcuno deve vendere, deve realizzare perdite, a quel punto scatta proprio la molla capitale. E ricordiamoci anche che c'è una grossa preoccupazione in Europa, perché abbiamo visto in Europa che non c'è stata la segmentazione tanto come negli Stati Uniti dell'impatto borsistico tra le grosse banche e le piccole. Ossia, io non faccio nomi, ma ci sono grossi istituti in Germania che stanno registrando le grosse perdite, nonché i loro titoli siano stati svalutati nel giro degli anni del quasi 80%. Ecco, Molto quindi Gian, importante. è molto importante questo perché tu ci stai dicendo, è una situazione, questa innescata dal crack di SV Bank, differente rispetto a Lehman Brothers, a quello che è successo nel 2008, ma non per questo meno pericolosa, Sì. anzi. Sì, no, io sto dicendo solamente questo, il fatto che qui, diciamo, il movente sia forse un gruppo di questi crowdfunding, questa è una crisi di crowdfunding alla rovescia, il crowdfunding, tutti mettono i soldi tutti insieme, il crowd taking out funding, e qua tutti ritolgono allo stesso momento. Poi sono quelli, non farò nomi, che dissero per esempio alle società che si controllavano, tramite gruppo tipo holding, a guardate, tirate fuori i soldi, per cui va bene. Allora uno dice all'altro, io dico a Tizio, io dico a Caio, io dico a Sempronio, e alla fine non ci sono più soldi, c'è il run on the bank. Ricordiamoci una cosa estremamente interessante, che questa banca,
ossia i weekend di 1º marzo, se non vado errato, quel weekend lì, era a Londra perché erano candidati ufficialmente a ricevere un premio come Sì, banca dell'anno. verissimo. Dopodiché, Hanno postato anche una foto su LinkedIn dove mostravano, ecco, il fatto di essere stati insigniti del premio, insomma, di rientrare nella lista, delle migliori banche, ecco, più solide del 2023, in realtà, ecco, smentiti, nel corso di un paio di settimane. Avevano un rating di A3, Sì? ossia che diciamo, non è, cioè, vabbè, però non è male. Quando sono falliti, avevano un rating superiore a quello dell'Italia. Allora io credo che la prossima prendiamo BAA1, Moody's, noi abbiamo BAA3, erano valutati sopra i donk. Noi vediamo una cosa estremamente interessante qui. Uno, che penso ancora una volta alle agenzie di rating saranno chiamate in causa e dovranno spiegare come avete fatto voi, ossia, a dare un rating di A3 e poi di BAA1 a una società che aveva questo grossissimo rischio di liquidità e concentration of funding, che era quello il problema. Molto importante che questi, i prestiti, i depositi, questo è estremamente importante, del business sono più fluidi di quelli si vede storicamente negli Stati Uniti di quelli dei privati. E in più i depositi del business che sono sopra i 250.000 si muovono subito, perché lì è in gioco non solo chiaramente ossia lo stato patrimoniale del singolo, ma c'è questa commistione di fondi impresa-privato che è tipica del wealth management e quelli tirano fuori i soldi. Difatti stiamo vedendo le grosse money center banks che stanno facendo man bassa come raccolta depositi adesso. Il problema sarà proprio quello. E noi crediamo, perché io vedo un po', forse un po' un po' bislacco, che la prossima fase non sarà più il mero apporto di liquidità, come abbiamo visto negli Stati Uniti attualmente, ossia facilitazioni più per usare così a sportello di sconto. Poi chiaramente c'è anche questo discorso di questo fondo di 25 miliardi durata un anno dietro presentation chiaramente di collateral, ossia di pegno di titoli ritenuti, ossia soldi, poi questo determinerà ossia chi li deve prendere. Ossia, vero, questa è liquidità, dunque noi distinguiamo tra quella che noi vediamo adesso come un grosso discorso ossia liquidità, però vediamo una cosa estremamente interessante, che qui in questo gioco c'è anche il Ministero del Tesoro. Il Ministero del Tesoro, quando entra in Treasury, Department of Treasury negli Stati Uniti, vedere arrivare alla squadra omicidi, non lo so, in Italia la situazione è molto seria, e vedere arrivare tipo, non so, i Navy SEALs, ossia i Marines, qui la situazione è molto seria perché sarà il Department of Treasury che dovrà provvedere e far approvare un piano che non solamente quello della relazione a liquidità, che può essere Federal Reserve o strutture extra della FDIC, ma anche l'apporto di capitale per sostenere queste banche dal punto di vista di solvibilità. Dunque, il problema diventa questo. Chiudiamo tutti, se c'è crisi, li rimettiamo in sesto, sì, no, ripetiamo gli errori del 2008-2010, qui non stanno andando per le mezze misure, hanno chiuso la Signature Bank a New York nel giro di 3 ore, quanto sono riuscito a capire. Prima cosa succedeva? Chiudevano la banca, io mi ricordo ancora, tanto queste banche sono la presa a New York, quando stavo lì, la mattina dopo c'era un'altra consegna, c'era un altro cartello, benvenuti, banca nuova. Oggi non c'è questo problema. E dunque, qua chiaramente il governo americano dovrà decidersi, questa crisi continua a espandersi, cosa facciamo? Li Eh sì. chiudiamo? Non li chiudiamo? Facciamo un secondo TARP che fu molto criticato, perché la vera critica è questa, e questo dico che questo è diventato un discorso politico, non più economico, ed è che nessuno vuole farsi vedere che sta aiutando dei gran ricconi a salvarsi tramite salvataggio di banche. Ma li abbiamo già aiutati perché questi che avevano i soldi lì sono dei super ricconi nella Silicon Valley Bank. Noi non si presenti, sono a 5 milioni di dollari da darci, più o meno come minimo account, e li abbiamo salvati. E queste sono persone sofisticate e già c'è uno scandalo intorno a ciò. Chiarissimo. Gian, un'ultima domanda, ma direi Prego. la più rilevante, perché hai parlato di scarico di responsabilità tra i vari protagonisti, e tra i vari protagonisti ci sono sicuramente gli istituti, centrali, la Fed innanzitutto, perché l'aumento dei tassi è un fattore che ha contribuito ad innescare la crisi. Ora bisogna vedere che cosa succederà nella riunione di marzo. Ricordiamo, circoletto rosso sul calendario il 22, sul prossimo meeting della Federal Reserve. E anche qui ci sono delle posizioni differenti rispetto alle prossime scelte di Jay Powell, perché Goldman Sachs prevede addirittura che non ci sarà un rialzo dei tassi, mentre differente opinione arriva da CNBC, in questo editoriale in prima pagina, dove campeggia la figura appunto di Jay Powell e dove si dice qualcosa si è rotto, sì, ma si prevede che comunque la Fed procederà ancora con i rialzi. Secondo te, che cosa decideranno di fare?
Secondo me manteniamo i 25 punti base e facendo il punto in modo molto chiaro, chiaramente, su questa situazione, che loro stanno provvedendo, tramite, prendendo misure anche con il Department of Treasury, FDIC e altri enti eventualmente ossia coinvolti per arginare questa crisi. Ma dipende tutto da quello dove siamo nella crisi. Ricordati che qui questa crisi è esplosa la settimana scorsa, prima ci fu il Silvergate, ma quello è uno un istituto attivo nel settore cripto, sia Sì. loro cripto. E poi dopo, la metà dopo, ci fu Silicon Valley Bank, poi c'è Signature e poi c'è questa specie di crisi su tutti questi nomi PacWest, First Republic, tutte banche che hanno forte, diciamo così, exposure verso un certo determinato settore business, modello private banking, ma wealth management che però commissione con regolamentazione bancaria, e allora vedremo dove siamo. Il vero punto è questo, è che no, nel mezzogiorno la signora Yellen ci ha detto non c'è rischio sistemico, alle 6 di sera c'è il rischio sistemico. Allora che questa si decida, Esatto, per me è un Gian. doppio Sì, le parole della veronto. Yellen sono state smentite nell'arco Smentito. appunto E di un non amen da intervenuto. Joe Biden, che addirittura ha indetto una conferenza stampa per dire esattamente il contrario di quello che la Esatto. Yellen aveva pronunciato, cioè che serve invece serve un intervento governativo per tamponare la situazione, come è accaduto nel 2008. Esatto, il problema sarà questo a questo punto, ossia noi abbiamo un problema di credibilità in qua, dal punto di vista del governo, e il vero problema è che, secondo me, io la vedo, diciamo, un aspetto duale, duplice. Da un lato, come chiaramente persona che ha dei soldi in banca, pochi che siano, io dico effettivamente, meno male, c'è stata la crisi. Dal punto di vista di un macroeconomista, di un political economist, io dico no, abbiamo fatto malissimo, per cui era meglio che ci fosse un bel patatrac, che ci fosse una liquidazione praticamente e un fine a questo prendere rischi spropositati, sapendo che c'erano mamma e papà che ti pagano la carta di credito, perché questo è quello che sta succedendo. Qui c'è mamma e papà, c'erano mamma e papà che sono il governo, FDIC e altri, che, ma no, ma sei stato così a sciare a Cortina, ma non ti preoccupare, ma sì, ragazzate, ma te le paghiamo noi, queste ragazzate devono finire, qui è un fallimento, qui c'è gente che non mangia, qui sono 3 milioni di persone a New York che la sera non mangiano, è un dato ufficiale, andiamo a salvare quello che aveva 850 mila dollari nel conto corrente, ossia qui c'è qualcosa che non va, andiamo verso lo scontro sociale. E più quelli lì della banca si sono pagati dei bei bonus una settimana prima e sono atterrato, il CEO incassò anche delle stock options. Dunque qui ci sarà adesso la richiesta della Federal Reserve, che loro dicono noi affronteremo umilmente quello che è successo e devono dare le E spiegazioni. allora Gian, direi di chiudere così, prepariamoci a vedere i capitoli dedicati alla crisi del romanzo finanziario che si ingigantiscono, eh? Prepariamoci Sì. a vedere altre pagine, di questo romanzo. Naturalmente le commenteremo insieme sperando che la situazione rientri, però non è così scontato. Grazie innanzitutto per il tuo intervento direttamente da New York, dagli States, che è un po' Prego. il luogo dove Sì, tutta sì. l'attenzione dei mercati è puntata in questo momento. Quindi davvero grazie Gian, alla prossima occasione.